accomodare quella che è stata la raccolta delle risorse economiche all'interno della mostra in questa attività sociale. E doneremo 3 defibrillatori alla città di Teramo, che saranno collocati uno sul campo della Gammarana, dove nasce la Coppa Interamna, che quest'anno compie 50 anni, l'altro presso il parco fluviale nella zona degli eventi, dove tanti teramani fanno attività sportiva, e il terzo presso il parco giochi di Pianodaccio, l'associazione Azzurri 90, che poi sembra quasi fatta apposta, no? Una degna conclusione di quello che è stato un percorso. È stato possibile convogliare queste risorse perché all'interno della mostra, che nasce sotto il premio Carmine Rumonti, le attività di guida sono state svolte dai ragazzi del liceo scientifico-sportivo, che prima sono state formate, dagli arbitri di calcio e il servizio di controllo dagli alpini. Queste persone hanno svolto volontariamente la loro attività, in modo da poter gestire quello che invece è stato la. Sono state le risorse raccolte dai visitatori che sono venuti sul territorio di Teramano. Il primo Carmine Rodomonti in questo modo ha fatto sì che ha portato a Teramo qualcosa di eccezionale, come quella che è la mostra nazionale italiana di calcio, e contestualmente ha creato anche qualcosa di attività sociale.